Sono cinque consiglieri, due donne, Paola Ballerini e Valentina Di Felice, tre uomini, Walter Cozzi, Lino Ruggero e Menè. Sono cinque consiglieri che aumenteranno la pattuglia di Fratelli d'Italia, che oggi conta già due consiglieri e un assessore, quindi da oggi saremo sette consiglieri e un assessore, e aumentiamo sia quindi da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo. Loro appartenevano al gruppo misto, prima ancora a diversi partiti. Sì, c'è chi proveniva dalla Lega, chi proveniva dal gruppo Forza Italia UDC, hanno fatto questo periodo di sosta in una lista civica e adesso hanno deciso di unirsi alla pattuglia di Fratelli d'Italia, ben convinti non solo dell'azione nazionale che il nostro leader Giorgia Meloni sta portando avanti, ma anche dal punto di vista regionale, amministrativo, ciò che Fratelli d'Italia sta facendo, sta proponendo, sia in termini di idee che in termini di programmi, ma anche in termini prospettici, perché è un partito che sempre più sta aumentando e sta scalando posizioni all'interno della graduatoria dei vari partiti nazionali. Per concludere, ha detto che un assessore già c'è, ne rivendicate un altro? Ma noi al momento rivendichiamo di aumentare la forza amministrativa e il dinamismo dell'azione politica al comune di Montesilvano. Montesilvano è la quinta città più importante d'Abruzzo, sicuramente la quinta città da un punto di vista della popolazione, quindi noi vogliamo che si intensifichi ancora di più l'azione amministrativa. Dopo ci saranno i tavoli politici che decideranno se si dovrà fare qualche aggiustamento in giunta. Ovviamente un gruppo da sette con un solo assessore probabilmente è un po' pochino, però al momento noi non stiamo facendo un discorso di spartizione in giunta, ma stiamo solo pensando di migliorare l'attività amministrativa, ripeto, perché Fratelli d'Italia punta molto alla città di Montesilvano.